Salve gli amici di YouTube. Dunque, dopo aver fatto la mola, come avete visto, con l'asse prolungato, dove ho parlato della barenatura, quindi del sistema che consente di allineare un asse perfettamente con precisione a più alloggiamenti di cuscinetti, mi è venuto in mente di parlare anche di quello che potremmo definire il contrario della barenatura, cioè di quell'occasione che ci si presenta in meccanica quando due assi non possono stare allineati per motivi diversi. Motivi di spazio, di grandezze, di angolazione e via dicendo, ma devono essere o angolati o sovrapposti in verticale, in orizzontale. Ecco, queste sono tutte soluzioni che già furono studiate da Leonardo da Vinci e si facevano in legno, si possono vedere negli antichi mulini ad acqua o mulini a vento. Ecco, lì dove serviva un angolo 90 gradi, un asse che girava orizzontalmente e uno verticalmente, veniva fatta una coppia di ingranaggi dove l'uno comandava l'altro e quindi trasmetteva il movimento rotatorio orizzontale, il movimento rotatorio verticale. Poi l'evoluzione ha fatto sì che si pensasse anche ad angolare questi movimenti, ovvero sia nel momento che io ho due assi che devono stare in questa posizione o che uno è più alto e uno è più basso e non ho spazi per allinearli. Ecco, tutte queste occasioni che sono state appannaggio di studi e di prove antiche. Tutte queste poi hanno portato naturalmente allo sviluppo fino ai giorni nostri. E ai giorni nostri li troviamo un po' da tutte le parti, questi metodi di trasformare il movimento, sia appunto questo del fuori allineamento, sia pure la trasformazione da rotatorio in senso verticale fermo o in senso verticale in rotazione. Insomma, la meccanica è piena di sistemi di movimento degli organi. Oggi lo vediamo facilmente in quello che è la crociera. Parliamo di crociere, quindi non sono le crociere sulla nave, ma sono dei dispositivi atti a consentire di fare a degli alberi, che in questo caso prendono il nome di Gardano, un albero Gardano, con crociera. Ecco, a differenza dell'homo cinetico che abbiamo già visto montato sulle ruote delle vetture con la trazione anteriore, dove c'è un gruppo di sfere che ruotano intorno a un cuscinetto dove c'è l'asse della ruota e che può girare in tutte le direzioni pur mantenendo la rotazione, la crociera è simile, ma è semplificata. E se l'homo cinetico permette un'angolazione molto ampia, la crociera permette un'angolazione di circa 30-35 gradi tra due assi, così. E lo vediamo facilmente negli alberi cardani delle trazioni dell'automobili, quando hanno il motore posto anteriormente e le ruote motrici posteriormente. Le ruote dietro hanno un ponte con un differenziale che per esigenze costruttive non possono essere allineati. L'albero che conduce, che esce dal cambio collegato direttamente al motore, con
l'albero ricevente del differenziale che evidentemente è più basso. Ecco. E in quel caso noi abbiamo un albero cardano con due crociere. Lo possiamo rappresentare in questo modo qui. Se noi qui abbiamo il pavimento del veicolo e qui abbiamo il motore e il cambio con un asse che esce in questo modo qui, avremo il differenziale posto qui con il suo asse qui, poi qui andrà naturalmente la ruota. Allora l'accoppiamento che dovremmo fare è tra questo asse e quest'altro asse qui, cioè questo. Prendiamo, mi sono organizzato con un gessetto rosso in modo da vedere la parte che ci interessa, ecco, e noi qui avremmo il cardano che sicuramente almeno una volta avete visto quando le macchine con la trazione posteriore o i camion, quello che sia, hanno questo sistema qui. Una curiosità di questi cardani montati appunto con la trazione posteriore è quella che inizialmente accadeva nel parecchi anni addietro, che cioè in autostrada poteva succedere che il cardano o la crociera si rompesse solitamente qui al cambio. Qui che succedeva? Succedeva un guaio, perché il cardano scendendo di colpo a velocità faceva sì che quasi sempre si appuntava sull'asfalto e il veicolo veniva letteralmente catapultato alzandosi dietro con le conseguenze che potete immaginare. A questo punto è diventato obbligatorio per i costruttori posizionare una staffa, un U sotto il pavimento, dove dentro passa il cardano, che qualora questo si rompesse, si staccasse, lui rimane appoggiato a questa archetta, a questo ponte di sostegno, evitando così brutti incidenti. Se si rompesse dietro la crociera e rimarrebbe attaccato qui, non succederebbe niente perché l'albero cardano sarebbe trascinato. Il guidatore si accorgerebbe subito che non c'è più la trasmissione e si ferma. Ma è pericolosissimo quando veniva rotto qui. Ecco. Poi ritroviamo frequentemente, anzi quasi sempre, nei trattori. I trattori sono dotati di una scatola di lavoro che è sempre mandata avanti dallo stesso motore del trattore, dove vengono di volta in volta collegati tramite albero cardano gli accessori che servono per le varie lavorazioni, come può essere una pompa dell'acqua, come può essere una falciatrice e quant'altro occorra per fare quel tipo di lavorazioni e che serve per la terra. Essendo tutte macchine a sé stanti, di solito montate sulle ruote, vengono avvicinate al trattore nella parte posteriore e viene agganciato il cardano e con lo stesso motore mandano avanti quest'altra macchina che serve appunto ad altri scopi. Poi lo vediamo
per chi fa l'hobby, la meccanica, un cardano fatto sulle chiavi a snodo. O meglio, non si parla più di cardano perché non è più un asse di trasmissione, ma parleremo semplicemente di crociera. Ecco. Poi per chi è interessato a saperlo, il cardano prende il nome dal suo inventore e si parla in genere di cardano riferito ai veicoli quando parliamo del braccio oscillante della moto, ovvero sia, invece di avere la trazione a catena, ha la trazione a cardano, sintetizzato in questo modo qui, indicando appunto che c'è il cardano e si dà per scontato che c'è l'albero, perché in quel caso lì del braccio oscillante il cardano diventa obbligatorio. Mentre sui veicoli, automobili e quant'altro va detto sempre come albero cardanico, ovvero sia l'albero che contiene il giunto cardanico, perché di questo si parla, di un giunto. Quindi diremo è l'albero cardanico munito, cioè di cardani. Ecco, questa per chi è interessato a saperlo. Questa è una crociera, una chiave a snodo che vediamo che è fatta da due pezzi, uno che si muove in un senso, l'altro che si muove nel senso opposto. Questo fa sì che noi possiamo girare con la chiave, come tutti sanno, in modo obliquo fino a una certa angolazione. Non possiamo certo farla a 45 gradi, ma fino a una certa angolazione, che è questa qui, sono circa 30-35 gradi, noi possiamo farlo. Ora lo vediamo qui, dove con un goniometro ho preparato l'angolo di lavoro per queste chiavi qui. Qui abbiamo lo 0, qui abbiamo il 35. Eccolo. Vediamo. Il lavoro che lui può fare in questo caso qui, noi manovrando a mano potremmo far oscillare la chiave e quindi seguire questa oscillazione qui. Quello che non possiamo fare è mantenere questo 35 gradi in senso rotatorio se applicato a un motore. Allora come facciamo? Facciamo in questo modo che descriverò adesso. Ora ho montato in morsa, aiutandomi con i snodi delle chiavi, queste a snodo, una prolunga come se fosse un asse che dobbiamo far girare. A questo punto ci sarà un primo pezzo di raccordo con una prima crociera e poi ci dovrà essere una seconda crociera. La seconda crociera la facciamo mettendo un altro snodo. Ecco. In questo caso io posso ottenere il 45 gradi, cioè il 35 gradi, per fare la rotazione con un motore, per trasportare il movimento tra un asse e l'altro.
Ora vediamo, morsetto permettendo, il movimento dei due assi. Allargo un po' in modo che si veda meglio l'angolazione. Ecco, io adesso ho questa angolazione qui, che è il lavoro grosso modo che fa un cardano usato nell'automobile. Lui può lavorare da dritto fino a piegare in tutte le direzioni, sulla verticale e sull'orizzontale, come vedete, mantenendo il 35 gradi, ma partendo da una posizione completamente in diagonale rispetto all'asse che a noi ci serve comandare. Ecco. Questo è il cardano con le crociere. Ora vedremo delle crociere vere e proprie autentiche che si usano negli alberi di trasmissione dei veicoli. Ecco, qui vediamo degli esempi di crociere. La composizione sarebbe questa qui. Questa è una doppia crociera, l'albero viene comandato dal cambio, poi avendo, questa è di una moto, avendo il braccio oscillante dove è applicata la ruota e la sospensione, lui sarà posto in diagonale rispetto all'asse del cambio. Allora, per ovviare a questo, con una doppia crociera, in questo modo qui, noi faremo l'angolazione che ci serve pur mantenendo i due assi allineati. Ecco. E il braccio, il forcellone della moto sarà libero di oscillare e l'albero cardano andrà appresso alle oscillazioni e si adatterà alle oscillazioni. Ecco, questo è un esempio di doppia crociera per una moto. Di qua c'è tutta la calettatura per andare alla scatola della coppia conica per far diventare poi il movimento orizzontale dove viene messa la ruota, ed è un esempio. Questo invece è una crociera di un albero di trasmissione di un furgone. Vedete che le dimensioni naturalmente cambiano. Qui ci sono gli ingrassatori e lui è costituito da quattro punte, naturalmente rettificate, questi sono dei cuscinetti, dove vanno inseriti i gusci con dei rulli dentro, che sono questi qui. Ora li vediamo in dettaglio. Questi qui con dei piccoli rulli a costituire i cuscinetti che sono liberi di muoversi. Il riferimento al quale facevo prima, di quando si rompono, lo possiamo vedere qui. Questo è un cuscinetto di una crociera che si è rotto. Vedete i pezzetti dei piccoli rullini? Ecco, loro quando iniziano questo lavoro qui è perché sono surriscaldati, cominciano a ballare, l'albero di trasmissione entra in vibrazione, riscalda ancora di più fino alla rottura. Ecco, e questo, come detto, è pericoloso. Noi ci accorgiamo
tipico quando un albero di trasmissione ha le crociere consumate, perché a una certa velocità lui entra in vibrazione, inizia a fare un rumore tipico che è quello del rombo. Noi all'interno dell'auto, del veicolo che sia, sentiremo piano piano tutto il veicolo entra in vibrazione tramite l'albero di trasmissione che vibra, e lo fa solo a una certa velocità. Superata quella velocità non lo sentiamo più, ritornando, levando il gas a quella velocità, lo risentiremo fino a che non andremo sotto a quella velocità. In altre parole, la sua vibrazione rientra in risonanza. Allora lì un bravo autista, in genere un camionista che sanno queste cose, quando si accorge di questo, il prima possibile va in officina per farsi sostituire le crociere. Qui ne vediamo un'altra smontata, dove questi appunto vanno dentro, poi vengono fermati. Questo è un altro di una grossa crociera, ancora più grande, e questa è quella sostituita dei rulli rovinati che abbiamo visto. A differenza dell'omocinetico, che è uno sviluppo della crociera, in quanto, come abbiamo visto nell'altro video, danno la possibilità appunto di fare angolazioni più ampie pur rimanendo perfettamente in trazione. Poi altri sviluppi hanno portato a fare una crociera con tre rulli che girano, e è una via di mezzo tra la crociera, questa qui, e l'omocinetico. Insomma, gli sviluppi di questi snodi sono stati accompagnati alle esigenze progettuali e ci hanno portato fino ai giorni nostri con tutte le loro soluzioni. Ora, fatta questa panoramica, proveremo a costruirne una di crociera e di albero di trasmissione, che anche per hobbisti, per fai da te, può tornare utile a quelli che a volte mi hanno chiesto dei motori, che un motore elettrico che magari a una macchina non c'entrava perché era troppo grande e quindi non poteva essere messo nel suo alloggiamento e via dicendo. E allora, facendo ora un albero di questi con la crociera, se mi seguite forse possiamo risolvere qualche problema di questo tipo qui, ovvero sia, prendo il gessetto bianco, se noi abbiamo visto dall'alto una macchina che con un asse posto, non so, qui, ma che il motore, faccio da quest'altra parte, ecco, il motore dovrebbe stare qui, ma non abbiamo possibilità di metterlo qui per via di spazio, però lo potremmo mettere magari in questa posizione qui, costruendo un cardano, o forse sopra, dipende dagli spazi, quindi non in linea con l'asse della macchina, come ci servirebbe, ma trovando un escamotage con l'albero di trasmissione con le crociere che ci consente di fare questa angolazione e spostare il motore
nella parte che ci è più conveniente. Adesso mi metterò al lavoro, lo faremo insieme e vediamo cosa esce fuori. Quindi adesso inizierò, preso 4 pezzi di piattina 3 mm di spessore, 10 cm. Ora naturalmente queste sono tutte misure a occhio, non ho una misura per un lavoro che devo fare, ma vado a casaccia secondo il materiale che trovo e proporzionarlo comunque agli spessori, alla grandezza del cardano che vado a fare. Ora questi saranno piegati a fare le due forchette e poi verranno incernierati sulla crociera che dovrò costruire e vediamo come. Ora questi saranno uniti in questo modo qui, stretti con le pinze e molati per farli tutti uguali. Vado avanti. Ora un pezzettino di lamiera recuperato da una schiuma da barba, il barattolo esaurito o da altro, ci occorre per fare la sagomina e dare una misura. Non avendo riferimenti precisi, ci dobbiamo attenere a quello che sarà la forchetta ultimata. Abbiamo un centro che dovrà essere curvato a fare un archetto in questo modo qui. Ecco, questo ora ci dà la possibilità di fare delle misure
Ecco. La piegatura sarà questa e quindi i fori cadranno qui. Basta farne uno e poi quest'altro si farà da solo. Prenderemo questo riferimento, segneremo, foriamo e poi pieghiamo. Da prima i fori sono più piccolini, solo dopo diamo la misura giusta. Ora facciamo l'allineamento dei fori. Siamo ancora qui. Vediamo. Andiamo a fare le correzioni. Ecco.
bisogna allinearla in verticale. Ci pensiamo dopo, e le facciamo tutte. Ecco. Ecco. Bisogna fare attenzione all'allineamento, altrimenti le crociere poi si mettono storte. E non va bene, perché l'albero poi si muoverà male, o meglio il giunto si muoverà male. Ora questo è il grezzo, facciamo le crociere. Ora per fare le crociere cercherò di adottare dei chiodi per legno da 10 cm lunghi. Questi hanno un diametro di 4,5 mm. Ora, come ripeto, queste sono misure che io sto facendo ad occhio, e è evidente che dipende dal carico che poi l'asse dovrà sopportare. Per esempio, con questi qui posso immaginare che possa sopportare fino a 1,5 cavalli, 2 cavalli, ma posso anche sbagliare. Per avere la certezza bisogna fare le prove di torsione, quindi una volta finito poi ci si mette lì e si vede come reagisce la forza che fa girare tutto l'asse. Ecco, ora io sto facendo queste misure qui, dopodiché proverò e vediamo che succede. Ora questi qui sono 4 chiodi che, levate le teste e le punte, lui per ogni chiodo farà una crociera, quindi passeranno, saranno passanti, tagliati qui e poi saranno ribattuti sulle teste. Quindi una lavorazione rapida, diciamo, e i due pezzi che formeranno la crociera saranno scavati per metà, per mezza sezione, in modo da incrociarli in questo modo e dargli un punto di saldatura. Dopodiché queste si apriranno un po', si mette dentro la croce, si stringe e si ribattono. Vediamo.
prepariamo questo dentro. Poi ho preparato due tondini da 10 che saranno la simulazione degli assi. Questo naturalmente, se fosse cavo, cioè un tubo, reggerebbe di più alla torsione, ma io adesso sperimentalmente metto questo, altrimenti si può mettere anche un tubo di questi. L'importante è che lo centriamo. Questi sono i primi due, dopo vedremo la lunghezza e ora i secondi due. Ora faccio una misura inventata, diciamo, facciamolo lungo questo modo qui, via. Ecco. Tronchiamo qui, questa è una parte o motrice o portante e questa sarà la seconda o motrice o portante. L'albero è lo stesso, dopo vedremo gli accoppiamenti. Quindi adesso inserirò questo e dopo farò l'altro moncone di là. Questa a 90 gradi rispetto a quella sotto. Eccola qui, questi sono i due assi 1 e 2, uno trascinatore e uno motore. Mettiamo le crociere. Essendo il pezzo molto piccolo, i due tondini, abbiamo messo sotto una reggetta in modo di pinzarlo fuori dal punto dove dobbiamo andare a saldare. Ora saldiamo. Eccoci qui. Queste sono le due crociere. Ora questa poi andrà qui. Quello che dobbiamo fare è segnare l'esatta misura del centraggio, ovvero sia qui dove poi queste verranno ribattute. Il centraggio è importante, vale sia su questa che sull'altra naturalmente, perché una volta ribattute la croce non può fluttuare avanti e indietro, che poi in definitiva sarebbe
la forchetta che va avanti e indietro, altrimenti l'albero non gira più bene. Quelli meccanici hanno le basi qui che loro appoggiano e poi vengono bloccati sopra. Ora io li bloccherò solo sopra e bloccandoli sia da una parte che dall'altra non potranno più fare questo movimento qui. Ecco qui, allarghiamo un po', a questo punto l'asse l'abbiamo terminato ed è in grado di fare il suo lavoro, almeno qui sulle mani, vedete come si muove, non rimane altro che provarlo, bisognerà collegarlo a un asse motore, adesso vedrò quale, da un perno e l'altro che comanderà un altro utensile. Potrà fare questa angolazione qui, o potrà essere messo più basso, mantenendo il centraggio, ho spostato, insomma adesso vedremo come metterlo. Dobbiamo fare i raccordi di qui, non so che cosa userò, adesso vedo un po' cos'ho e lo proviamo. Ora per provarlo ho fatto intanto una filettatura qui su uno dei due assi che ci andrà un dado, poi messa una boccola e preparato un cuscinetto su un supporto in modo da fissarlo per fare tutte le prove di scorrimento e di angolazione. Mettiamo un po' di grasso perché questo adesso dovrà girare sulle crociere e iniziamo a vedere qualche prova. Come prima prova vediamo l'angolo, lui da dritto, vediamo fino a dove può piegare, eccolo,
e mantiene quei 30-35 gradi che abbiamo visto prima. Anche se lo spostiamo verso l'alto, lui così avrà due angolazioni, una orizzontale e una verticale. E poi c'è ancora questa qui. Qui sono ritornato in asse, sollevato. Qui ritorno fuori asse, quindi spostato e sollevato, ritornando in asse. Ecco. Vediamo che grande spostamento ha. Quando lui sarà utilizzato con un motore, quello che dobbiamo stare attenti è che lui sia vincolato nello scorrimento, nell'insieme, perché se lui allenta troppo, cioè perde la misura che noi gli diamo, lui andrà oltre il punto. Vediamo qui. Lui andrà oltre il punto di curvatura, naturalmente, e forzerà, ecco, vedete? Lui così non va più, naturalmente, perché si è messo quasi in orizzontale 90 gradi e non è possibile. Mentre se ritorniamo, ecco che lui ritorna. Quindi, come vediamo, va oltre i 35 gradi, ma non certamente a 90. Ora colleghiamo un motore e vediamo. Ora ho collegato un trapano e vediamo la rotazione. Essendo questo adesso un motore retto manualmente, io dovrò tenerlo in tensione verso dietro. Altrimenti accade quello anzidetto e vediamo gli angoli che lui può fare. Partiamo dal dritto. Andiamo sopra mantenendo l'asse. L'asse è mantenuto, però è abbassato lo spostamento. Ecco, vedete che grande altezza che prende? Andiamo sotto. E ugualmente possiamo andare di lato. Così è in diagonale, così è in asse. Ecco. Questo ci consente uno spostamento. Adesso lo misuriamo. Uno spostamento tra i due assi di circa 12 centimetri, è molto, quindi noi potremmo mettere un motore qui spostato 12 centimetri rispetto all'asse.
Ora ho applicato un utilizzatore, una ventola, ma potrebbe essere qualsiasi cosa per farlo vedere meglio. Tenuto sempre, come detto, in tiro. Basso. In asse. Ecco, questo abbiamo finito, questo cardano sperimentale, che ovviamente è fatta alla buona, fatto improvvisato. Come avete visto, non è che sia perfettamente centrato, perché ho utilizzato ferro comune, poi questo andrebbe tutto indurito, cementato e via dicendo. Comunque, per la descrizione del suo funzionamento, se funziona così in questo modo, facendolo più preciso, naturalmente sarà meglio. Allineate meglio le forchette con l'asse, eccetera, eccetera. E il tutto, sia le forchette, le crociere, l'asse, va proporzionato, come detto, al carico che lui dovrà sopportare. Comunque è fattibile anche in officina. Ecco, quindi se occorresse un albero cardanico, diciamo questa volta, per fare questi movimenti qui e fare uno spostamento, lo possiamo fare anche se non con grandi mezzi. Al limite delle soluzioni c'è la chiave a snodo che abbiamo visto prima. E quindi si possono usare sacrificando delle chiavi di quella lì. Questo però sulla crociera in linea così ha un maggiore angolo, già l'ho detto, di piegatura. Questo è quanto, ci rivedremo al prossimo video. Arrivederci e grazie.